A Palazzo Moncada è stato presentato il manifesto del New European Bauhaus. Presenti il sindaco Gambino, che ha aperto l'incontro, l'assessore alla cultura Marcella Natale, l'assessore alla transizione ecologica Ettore Garozzo, l'amministratore delegato di Dasti Rossella Pezzino De Geronimo, il direttore dell'UEPE Rosanna Provenzano, Giorgio De Cristoforo, presidente di Casa Rosette dell'Istituto Superiore di Scienze dell'Educazione e della Formazione Don Vincenzo Sorce e lo scultore Carlo Sillitti con il videomaker Alberto Foresta. L'obiettivo è quello di far sì che tutte le scuole, tutta la comunità che si occupa di formazione e di istruzione adotti questo manifesto perché diventi proprio il nostro Vangelo, il nostro pane quotidiano, perché per cambiare la città, per immaginare un nuovo modo di vivere, abbiamo bisogno di credere in tre parole fondamentali che sono appunto bellezza, sostenibilità e inclusione. Durante l'incontro a cui ha partecipato una notevole rappresentanza del mondo studentesco, sia delle scuole superiori che dell'università e anche del terzo settore, è stato proiettato il video Provide for Providence dello scorso giugno, realizzato anche con il supporto delle attività da parte di Dasti. Anche questa volta contribuirà ad una futura iniziativa dal titolo Angeli dell'Ambiente, progetto visionario. Questo manifesto, cioè il progetto New European Bauhaus, è assolutamente in linea con la nostra mission. La mission di Dasti è proprio quella di seminare bellezza, laddove per noi la bellezza è etica, è abbraccio, inclusione, solidarietà, onestà intellettuale, trasparenza, amore per il prossimo, per la natura, quindi per l'altro. Quindi io sono assolutamente disponibile ed ecco perché sono stata chiamata proprio dall'assessore per poter dare il mio contributo e la mia esperienza maturata in tutti questi 40 anni, proprio perché noi siamo un'impresa oltre che etica anche sostenibile, quindi abbiamo un bilancio di sostenibilità e crediamo realmente che un imprenditore e un'impresa non possa oggi solo pensare al proprio utile e al proprio tornaconto personale, ma diciamo restituire qualcosa alla comunità. E quindi noi saremo assolutamente diciamo, prontissimi a lavorare su Caltanissetta, che si trova al centro della Sicilia e può essere veramente un ponte, può costituire veramente un ponte nei confronti dell'Europa proprio in ambito di sostenibilità. Il nuovo Bauhaus europeo è un progetto ambientale, economico e culturale che mira a combinare design, sostenibilità e accessibilità della città per contribuire alla realizzazione del Green Deal europeo, cioè una serie di misure volte a sostenere la transizione ecologica e rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050. Già nel gennaio 2020 la Commissione europea lanciò il progetto ambizioso del Green Deal e in prima linea fu proprio la presidente Ursula von der Leyen a dichiarare: agire ora per costruire un futuro più giusto, sano e sostenibile per le generazioni future. Poi il progetto fu rilanciato nell'ottobre dello stesso anno con il New European Bauhaus, un movimento creativo e interdisciplinare per ripensare le città come spazi di vita, rendendoli più belli, sostenibili e inclusivi, un programma concreto per una nuova visione dell'Europa.